Ditemi la verità, stavate già pensando all'estate, vero? Ciao a tutti da Fabrizio, bentornati come sempre qui sul canale. Allora, al momento della registrazione di questo video è luglio, più precisamente l'11 luglio, inizio ormai dell'altissima stagione e quindi anche le Canarie si riempiono di turisti più che rispetto al resto dell'anno. Mi sembra quindi il momento perfetto per rispondere a una domanda che mi viene fatta moltissime volte e che sicuramente viene fatta anche nel resto del mondo riguardo qualsiasi località turistica, ovvero qual è il momento migliore, la stagione migliore, il mese migliore per venire in vacanza alle Canarie. Allora vorrei partire con quelli che sono per me i due mesi in assoluto peggiori per venire proprio in vacanza qui alle Canarie, ovvero paradossalmente proprio luglio e agosto, e ve lo motivo con tre ragioni differenti. La prima ragione è una ragione di costo, ovvero voli e alloggiamento sono molto più cari durante luglio e agosto rispetto a tutto il resto dell'anno. E se per l'alloggiamento ci si può aspettare un aumento anche attorno al 50% rispetto a un periodo di bassa stagione, i voli costano invece molto di più, si può pagare il doppio, il triplo anche rispetto a un volo in bassa stagione. È vero, durante l'estate ci sono più voli, però appunto li pagate moltissimo di più. Seconda ragione, la quantità di gente, perché a luglio e agosto è tutto pieno, tutto dove andate c'è un sacco di gente e c'è coda per andare a vedere i centri turistici e c'è coda per andare a mangiare, c'è coda dappertutto e i posti, le camere degli alberghi magari sono poche, vi danno quella più brutta. Insomma, per quello che è l'ambiente, la natura qui alle Canarie, secondo me visitarle quando c'è tanto casino non è proprio il massimo. Terza ragione poi, che forse è quella più importante, il clima. È vero, fa caldo, a parte che quest'anno è un po' strano perché questo luglio non sta facendo tutto questo caldo, fa meno caldo sicuramente che in Italia, ma è un caldo diverso perché essendo più secco comunque dà meno fastidio, anche se comunque a dire la verità in questo momento ci sono circa 25-26 gradi, però stranamente sta facendo piuttosto freschetto la sera o la notte, quindi in realtà si dorme benissimo. Ma questo non è il punto, il punto principale per cui secondo me non è il massimo venirsi a godere le vacanze alle Canarie a luglio-agosto è il vento. Luglio-agosto sono in assoluto i due mesi più ventosi di tutti, e se il vento alle Canarie c'è praticamente sempre, diciamo, perché comunque sono isolette sperdute in mezzo al mare, quindi sono sempre sotto l'influsso di vento, luglio-agosto è il momento in cui molto facilmente ci sarà vento dal mattino alla sera, incessantemente, è il più forte che troverete durante l'anno. E spesso mi capita di sentire persone che alla fine delle loro vacanze dicono: mamma mia, però tutto sto vento insopportabile, quasi meno male che torniamo a casa, no? Che è una cosa un po' strana ed è anche un peccato, perché ovviamente io mi ci sono trasferito qui perché mi piacciono molto queste isole, questi paesaggi, questo clima, questo tutto, per quanto non sia tutto perfetto, non sia tutto oro quello che luccica, ma come poi qualsiasi probabilmente posto nel mondo, è un po' un peccato che chi viene qua magari aspetta le vacanze per tanto tempo e poi ci sia questo qualcosa che magari non si sapeva, che da un certo punto di vista rovina un po' le vacanze. Per cui secondo me, se potete, se ne avete la possibilità, evitatevi luglio e agosto, perché sono i mesi, diciamo, per me, per quel che mi riguarda, per queste tre motivazioni, peggiori. Toltici dalle scatole appunto luglio e agosto, vorrei proseguire poi in ordine di calendario, per cui gennaio, febbraio, marzo, che io di solito metto nello stesso calderone, ovvero gennaio, febbraio e marzo sono solitamente i mesi più freddi di tutto l'anno. È chiaro, è inverno, è il pieno inverno, appunto gennaio, febbraio e marzo, può capitare che piova, può capitare che ci sia rugiada al mattino, il tempo è più umido in generale, però il discorso non è tanto che faccia freddo, perché più di tanto freddo non è che fa, comunque si sta sempre attorno sui 20 gradi di giorno, no? Però il problema qual è? È che se voi venite in vacanza e dite: ah, io me ne vado al mare, mi vado a fare il bagno tutto il momento, siccome qui siamo in mezzo all'oceano, il mare è già di solito piuttosto freddo, ma se il clima è un pochettino freddo e magari passa qualche nuvola di più del solito e poi comunque magari di giorno va solo fino a 20 gradi, ecco che voi, ma ne sento tantissimi fare questo discorso, non vi fate mai il bagno. E allora a questo punto di nuovo può essere un peccato, no, venire qua. Certo, se voi scappate dalla morsa del gelo italiano,
mettete che state a Torino, come dove vivevo io, scappate dalla mozza del gelo, perché a gennaio nevica, fa tutto ghiacciato, dovete sbrinarvi la macchina al mattino, ecco che qui è già un paradiso rispetto a quell'altra situazione, no? Però appunto bisogna un po' sapere che cosa aspettarsi e che cosa si può trovare quando si arriva qui. Benissimo, passiamo poi ai 3 mesi successivi, ovvero aprile, maggio e giugno. Qui ovviamente c'è la transizione verso l'estate. Primavera, il tempo migliora, di solito ci sono belle giornate, ma comincia il vento, anche se quest'anno, devo dire la verità, il vento è stato veramente mite nei nostri confronti, no? Quindi ce n'è stato poco, però di solito comincia a esserci più vento, si scaldano le giornate, ma comunque è primavera, il tempo è un po' instabile e quindi insomma può darsi che ovviamente possiate venire qui e trovare una grandissima settimana, come può anche darsi che troviate una settimana un po' così cosà. Ecco, facendo un altro paragone, quasi quasi io preferisco la primavera italiana a quella delle Canarie, perché nella primavera italiana il clima è insomma bellissimo, e per carità il clima è buono anche qua, no, ovviamente, però in Italia ci sono tutto un esplodere di colori, di profumi, la vegetazione, appunto i fiori, così, e quindi è anche molto bella, molto godibile la primavera italiana. Ma andiamo avanti, e di luglio e agosto ve ne ho già parlato prima, appunto secondo me i mesi totalmente da evitare, per arrivare finalmente a quelli che secondo me sono i mesi in assoluto migliori, e a tutti quelli con cui parlo io consiglio assolutamente venite o settembre o ottobre, perché a settembre-ottobre c'è ancora un clima diciamo fortemente estivo, sicuramente settembre, è ovvio, ottobre già comincia un pochettino a rinfrescarsi, no? L'atmosfera, però settembre-ottobre cala il vento, la cosa fondamentale è che cala il vento. È vero, settembre è ancora alta stagione qua, ormai lo sanno in tanti, quindi c'è comunque tanta gente a settembre, però se potete settembre qui troverete quasi sicuramente 90%, troverete quella che vi aspettate come estate, però senza il rompimento di scatole del vento, e in un certo qual modo i prezzi già si abbassano, perché comunque per i voli non è più l'altissima stagione che sono appunto luglio-agosto. Quindi il momento sicuramente consigliato per tutti, settembre-ottobre, ragazzi, se potete spostate le ferie di un mesetto e venite appunto settembre-ottobre, lo dico per la millesima volta. A questo punto facciamo uno strano intervallo, facciamo uno strano saliscendi, perché novembre invece non ve lo consiglio. Non ve lo consiglio perché negli ultimi anni, perlomeno da quando sono io qui, ovvero 4 anni e mezzo circa, novembre è stato sempre un mese brutto. Per carità, di nuovo, oh raga, il clima qui comunque è buono, la temperatura è buona, quindi potete venire e potete anche trovare delle bellissime giornate, un bellissimo periodo. Però solitamente novembre è il mese in cui piove, e anzi il mese in cui si allaga sempre tutto. Quando, se per caso vi è capitato di imbattervi nei video di allagamenti alle Canarie, che poi allagamenti, ma perché si allaga tutto, ma anche se piove mezz'ora, non vi crediate, perché non è che ci siano proprio moltissimi tombini che portano via, o meglio, tubature di scarico che portano via l'acqua piovana, perché ovviamente qui acqua piovana di solito non ce n'è. A novembre capitano sempre, diciamo, un po' di bombe d'acqua, un po' di piogge, acquazzoni così, che anche se durano magari 2 ore, si allaga mezza città, no? Questo è un po' il problema. Ma il problema per voi vacanzieri non è più di tanto l'allagamento della città, quanto il fatto che appunto il clima sia un po' così, quindi comincia a raffreddarsi. Ma più che altro appunto c'è l'incognita di ste piogge che sono un po' rompiscatole. Appunto io, se potete, novembre non ve lo consiglio. Ma eccoci finalmente arrivati all'ultimo mese, l'ultima incognita, l'ultimo punto interrogativo che ci manca in questo discorso, è il mese con cui chiudiamo il video e poi ci salutiamo. Dicembre. Dicembre è un mese particolare, perché appunto se io devo consigliare a uno che non è mai venuto qui che momento dell'anno venire in vacanza, di solito dico settembre-ottobre, no? Come vi ho appunto spiegato prima. Però il mio mese preferito per stare qua è proprio dicembre, perché di solito dicembre, al contrario di novembre, quasi quasi le temperature si rialzano un po', o comunque non fa più il caldo estivo, quindi siamo tornati di nuovo su temperature primaverili, nonostante dicembre sia inverno pieno, o meglio fine dell'autunno inverno, ma le temperature sono buone. Se andate in giro a camminare non sudate, di solito non piove, di solito ci sono belle giornate, di solito non c'è neanche tanto vento, perché di solito ricomincia più verso gennaio che verso dicembre. E quando in giro per il mondo voi vedrete le foto delle persone che cominciano a congelare per via appunto del freddo che sta arrivando dappertutto,
voi invece sarete qui a godervi praticamente un clima fantastico. E su dicembre abbiamo due possibilità, ovvero venire a farci un Natale barra Capodanno in maglietta, perché facilmente, anzi sicuramente di giorno starete in maglietta, ovvio di sera magari ci vorrà una giacchetta, un golf, una felpa, una cosa così, e vi assicuro che un bel Natale o Capodanno in maglietta non fanno che bene. Oppure magari evitatevi il momento di alta stagione, che ovviamente è causato dalle ferie natalizie, in cui di nuovo i prezzi un po' aumentano, i voli un po' diventano più cari, vi spostate un pochettino prima, nella prima, seconda settimana di dicembre, e vi farete una vacanza con un budget, diciamo, di buono, discreto e abbastanza economico, e quasi sicuramente, ragazzi, purtroppo non è che faccio il meteorologo, non è che ho la palla di cristallo, per cui ovviamente l'incognita c'è sempre, in qualsiasi momento dell'anno potrete venire e magari trovare la settimana così così, però di solito le prime due settimane di dicembre appunto facilmente troverete un clima fantastico e magari pagherete anche poco tutta la vacanza. Quindi ragazzi, questa è la mia esperienza barra opinione sul clima in generale alle Canarie durante tutto l'anno, consigli, mica consigli per venire in vacanza qui, ma se avete domande, suggerimenti, dubbi, qualsiasi cosa, scrivetemi un commento qui sotto, e se poi ne avete voglia potete iscrivervi al canale, che ne so, suonare le campanelle, lasciare un like, tutte queste cose qua che mi danno ovviamente una mano. Ma detto questo, ci vediamo molto presto, sempre qui sul canale, per un nuovo video. Ciao a tutti!